transfobia, ma non solo. Il disegno di legge presentato dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan mira a proteggere omosessuali, ma anche donne e disabili, dai cosiddetti reati d'odio, cioè gli atti violenti o discriminatori nei loro confronti, o anche solo l'istigazione a commetterli. Una legge attesa 25 anni, visto che la prima proposta presentata da Niki Vendola risale al 1996. Ma nonostante la lunga attesa, sono ancora tante le riserve che accompagnano, anche a sinistra, il cammino del DDL Zan. Prima di tutto il concetto di identità di genere, definita come l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Il DDL Zan cancellerebbe quindi il dualismo uomo-donna a vantaggio di una fluidità di genere, un'autopercezione individuale, per la quale non viene richiesta alcuna forma di stabilità, creando così una situazione di indeterminatezza che non è ammessa dal diritto. Se bastasse l'autopercezione, cioè come uno si sente indipendentemente da un intervento chirurgico, un uomo che si senta donna non potrebbe che essere ammesso nello spogliatoio, nel carcere, nel reparto ospedaliero, o negli sport femminili, perfino nelle quote rosa. Non convince nemmeno l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, in occasione della quale le scuole dovrebbero organizzare attività tese a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. L'obiezione è che mentre le giornate contro la mafia e il razzismo servono a diffondere fra i bambini valori indiscussi, non si può dire lo stesso della teoria gender. C'è poi il problema della libertà d'espressione. Si teme che a causa del DDL Zan, chi afferma che, per esempio, l'utero in affitto è una pratica inaccettabile, oppure che un trans non è una donna, potrebbe essere perseguito. Molti, infine, non apprezzano l'inserimento delle donne nella lista delle categorie meritevoli di tutela, non perché la misoginia non esista, ma perché le donne non sono una minoranza, ma semmai maggioranza.